A volte ritornano, a volte gli episodi si ripetono. Lo scorso 11 novembre la Sinigaglia, un calcio di rigore al 95esimo, costrinse il Como ad accontentarsi di un pareggio per 2-2 contro il Trapani. A 4 mesi di distanza contro lo stesso avversario, un altro penalty a pochi secondi dal fischio finale ha cambiato il volto della gara. È finita con una sconfitta per 1-0 la trasferta siciliana dei ragazzi di Mister Colella. A differenza della gara di Cremona, però, questa volta non si può dire che gli azzurri non abbiano lottato. Anzi, consci di sfidare la capolista, i lariani sono scesi in campo con grinta e determinazione, decisi a difendere lo 0-0 e quindi il punto in classifica con le unghie e con i denti. Non è bastato, il colpo di scena, ancora una volta, è arrivato a pochi secondi dalla fine, con il calcio di rigore per i siciliani deciso dall'arbitro dopo un fallo di Perucchini su Docente. Nessun errore per Basso dal dischetto e la gara è finita 1-0. Il Como rimedia così la seconda sconfitta consecutiva, la quinta in 6 gare, e resta impantanato in zona play-out a 25 punti. Fra 2 settimane si torna in campo al Sinigaglia contro il Treviso, un vero e proprio scontro salvezza. Così come la gara del 14 aprile contro il Cuneo, al momento avanti di 4 punti rispetto ai lariani. Meglio archiviare la delusione per l'ennesima sconfitta in zona Cesarini e mettersi al lavoro pensando ai prossimi 180 minuti di fuoco.